Nuova ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci che recepisce le disposizioni contenute nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte e al tempo stesso proroga alcune delle misure più restrittive rispetto al resto della nazione che erano in vigore già da settimane nell'isola. Anche in Sicilia ad oggi è consentita la riapertura delle cartolibrerie e dei negozi di abbigliamento per bambini, così come delle attività di commercio all'ingrosso di carte e cartoni, di fertilizzanti e altri prodotti chimici le industrie del legno esclusi i mobili, la fabbricazione di articoli in paglia, di utensileria, componenti elettronici, schede elettroniche, computer e unità periferiche. Consentite inoltre le attività di cura e manutenzione di parchi, giardini e aiuole. Il governatore della Sicilia ha però mantenuto alcune misure restrittive in vigore nell'isola, tra queste la chiusura domenicale e festiva dei supermercati, con divieto anche delle consegne a domicilio, fatta eccezione per i farmaci. Nei giorni festivi possono rimanere aperte solo le farmacie e le edicole. Confermato anche il divieto di gite fuori porta, di spostamenti verso le seconde case, la fruizione di parchi e giardini che rimangono chiusi e la pratica di qualsiasi attività motoria all'aperto, anche dei minori accompagnati da un genitore. Le uniche deroghe ammesse sono per le persone affette da disabilità intellettiva e relazionale con una breve passeggiata con l'assistenza di un accompagnatore e per le esigenze del proprio animale d'affezione, ma rimanendo in prossimità della propria abitazione. Si può uscire da casa solo una volta al giorno per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelli per i farmaci, ma la spesa deve essere fatta da uno solo componente della famiglia. Il Presidente Musumeci ha prorogato fino al 3 maggio anche l'ultima la disposizione da lui emanata è relativa all'obbligo per chi lavora negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all'aperto dell'utilizzo costante della mascherina e dei guanti monouso. Rimane sempre inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti.